Ogni mattina le barche da pesca lasciano il porto di Bueu, in Galizia, per andare alla ricerca di vongole, a pochi chilometri dalla terraferma vicino a Ons, una delle isole della regione spagnola. Si tratta di un'area protetta dove sono consentiti solo metodi di pesca sostenibili. Jesus ha 31 anni, pesca cannolicchi da 5 anni. Come altri pescatori della zona, non usa strumenti che potrebbero danneggiare il fondale marino. Si immerge per cercare ed estrarre con cura i molluschi dalla sabbia, uno per uno. È un metodo molto migliore e più sostenibile dal punto di vista ecologico, perché non danneggia il fondale marino. Non si danneggiano altri organismi. Respiro con il compressore, uso la vista per trovare i cannolicchi e li raccolgo con le mani. Prendiamo solo quelli più grandi, quelli che hanno raggiunto la taglia commerciale. Questo metodo di pesca tradizionale ha ottenuto la certificazione MSC, che ne riconosce la sostenibilità. La giornata di lavoro non è molto lunga. Ogni vongolaro può raccogliere massimo 15 kg di molluschi. I controlli sono obbligatori. Le vongole raccolte vengono verificate da altri pescatori e spesso anche dalle autorità. Ma perché queste restrizioni sono necessarie? Qualche anno fa, le isole atlantiche della Galizia e le sue acque sono diventate un parco nazionale. L'ecosistema unico di questi arcipelaghi richiede una protezione costante. Per l'amministrazione del parco significava limitare il flusso turistico per renderlo gestibile e trovare un'intesa con i pescatori locali. Se i pescatori vedono che le misure di protezione sono un vantaggio anche per le loro famiglie, allora è una vittoria per tutti. Potranno continuare a pescare per molti anni ancora, mentre le popolazioni di uccelli e pesci continueranno a vivere qui. E i turisti che fanno parte del nostro ecosistema potranno continuare a godere di quest'area protetta. Le isole atlantiche, con le loro bellezze naturali e le spiagge di sabbia bianca, attirano ogni giorno migliaia di turisti. Per i pescatori è un'opportunità di guadagnare di più pescando di meno. Un gruppo locale ha iniziato a formare i pescatori per consentirgli di lavorare anche come guide turistiche. Fin dall'inizio di questo progetto di formazione abbiamo insegnato ai pescatori a trasmettere un messaggio ambientalista ai turisti, cosa che ci è sembrata essenziale in questo parco naturale. Centinaia di pescatori hanno partecipato al corso di formazione in pesca turismo, grazie al sostegno del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacultura. Javier Costa è stato uno dei primi a partecipare al progetto. Lavora insieme alla moglie e al figlio su un piccolo peschereccio con palangari, ora attrezzato per accogliere fino a 4 passeggeri a bordo. I turisti possono vedere come lavorano i pescatori, conoscere meglio la vita di mare e godersi alcuni scorci unici delle isole dell'Atlantico. I circa 50 turisti venuti qui nell'ultimo anno hanno visto come la pesca artigianale possa coesistere in modo sicuro con i fragili ecosistemi. Partecipo a questo progetto perché tutti possano vedere che ci prendiamo cura dei parchi e delle loro risorse. Peschiamo qui da secoli. Ma non sono solo le regioni costiere europee a poter trarre vantaggio dalla conservazione delle proprie tradizioni ittiche. In Repubblica Ceca, priva di sbocchi sul mare, ci sono innumerevoli stagni in cui i pesci vengono allevati fin dal Medioevo. Sono gli acquacoltori locali a prendersene cura. Gli stagni sono davvero importanti per l'ambiente e per il paesaggio. Creano un microclima intorno alla loro area e producono vapore, che è ottimo anche per il paesaggio intorno a noi e per gli altri agricoltori. Gli scienziati locali aiutano gli allevatori a mantenere competitivo questo metodo di allevamento dei pesci,
in modo da preservare gli stagni così importanti per gli ecosistemi locali. Sono molto utili per la biodiversità degli animali e delle piante circostanti e proteggono le città e i villaggi dalle inondazioni. Stiamo facendo ricerca per raggiungere una situazione vantaggiosa per tutti, per la produzione, facendo così gli interessi degli agricoltori, e per i servizi ecosistemici, tutelando in questo modo la protezione delle acque. A differenza dei metodi industriali, l'acquacoltura estensiva non ammassa un gran numero di pesci in spazi ristretti, per cui l'inquinamento dell'acqua rimane basso. Il centro di ricerca Senavka, nella Boemia meridionale, gestisce una serie di progetti a sostegno di questa industria tradizionale. I genetisti selezionano le specie più adatte all'acquacoltura estensiva. Possiamo mettere meno pesci nello stagno e ottenere la stessa produzione che si otterrebbe se gli stagni fossero più densamente popolati e integrati con più mangime. I ricercatori cechi stanno cercando di combinare l'allevamento dei pesci con la coltivazione di vegetali in un approccio di economia circolare. Alcuni metodi di acquacoltura inquinano l'acqua con residui di mangime e scarti di pesce, ma questi rifiuti possono essere trasformati in risorse. Questo impianto idroponico sperimentale ricicla l'acqua delle vasche dei pesci, che viene usata come fonte di nutrimento per la coltivazione di insalata, pomodori e altre piante da serra. Ricicliamo qui gli scarti del pesce, non li facciamo finire nell'ambiente, non lasciano impronte. In un'area molto piccola coltiviamo più cibo con una minor quantità di acqua e nutrienti e con meno emissioni. Questa è l'acquaponica, un sistema integrato. A beneficiare di questo sistema è anche la salute dei bambini. Questo asilo ha aderito a un progetto che introduce nella loro dieta salsicce di pesce, polpette e altri piatti. Sappiamo che le abitudini alimentari si sviluppano fin dall'infanzia. Ci concentriamo sui bambini perché se imparano a mangiare e ad amare il pesce a quest'età, lo faranno per tutta la vita. Il consumo di pesce in Repubblica Ceca è tra i più bassi d'Europa. I ricercatori vogliono scoprire quali sono i gusti, le forme e i colori del cibo a base di pesce preferiti dai bambini. Nei 4 anni in cui abbiamo partecipato a questo progetto, la maggior parte dei bambini si è abituata a mangiare prodotti ittici. Ora capiscono che il pesce può avere diversi sapori e che è sano. Tutelare la salute dei bambini e preservare la natura, un doppio obiettivo raggiungibile grazie a pesca tradizionale e acquacoltura.